Cari amici, quella che è appena trascorsa è stata una settimana davvero speciale per il nostro campus. Hai proprio ragione, Gloria. Mercoledì 27 novembre, infatti, è iniziata la Fiera del Libro, un appuntamento davvero importante che ogni anno è possibile grazie a un gruppo di mamme appassionate lettrici. In questi giorni tutti i bambini e i ragazzi del nostro campus, dall'infanzia alla secondaria, hanno avuto la possibilità di visitare la bancarella allestita nell'atrio e hanno avuto l'occasione di sedersi ad ascoltare una bella storia raccontata dalla fata con gli occhiali. Tu non sai più raccontare le storie? Era così. Ci ho sentito stavolta, me l'aveva fatta. Ultimamente sto recuperando. Io sono la fata con gli occhiali. Ora vi raccontiamo di un altro evento che ha coinvolto i ragazzi delle classi quinte. Per loro gli attori del QDV hanno messo in scena uno spettacolo davvero interessante dedicato allo sbarco sulla Luna. Sentiamo nel servizio di che cosa si tratta. Avete mai alzato gli occhi al cielo e guardato la Luna? Quante volte? Ogni notte è lì nel cielo a brillare di quel colore bianco, talvolta lattiginoso, talvolta grigiastro, ma sempre lì, così, affascinante. L'unico faro nelle nostre notti è sempre lei, la Luna. Nell'estate del 1969 tutto il mondo si fermò ad osservare un razzo gigantesco, il Saturn V, lasciare la Terra per un viaggio lungo 400.000 km, che aveva come meta finale niente di meno che la Luna. Questa missione spaziale prese il nome di Apollo 11, per ricordare la magnificenza del dio Apollo, che trainava il carro del Sole. Per questo viaggio sulla Luna la NASA scelse gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Dopo la missione Apollo 11, i tre non parteciparono più a nessun viaggio nello spazio. Gli Stati Uniti d'America non volevano correre il rischio che potesse succedere qualcosa a questi tre eroi. La missione Apollo 11 durò 8 giorni. Partì il 16 luglio 1969 e raggiunse la Luna dopo circa 3 giorni di viaggio. Il 20 luglio alle 22:17, ora italiana. Armstrong fu il primo a mettere il piede sulla Luna, subito dopo Aldrin, mentre Collins non scese mai dal modulo di comando e rimase in orbita in solitaria per 24 ore, in attesa. Una volta tornata sulla Terra, Collins riferì di non essersi mai sentito così solo. Una volta sulla Luna, Armstrong pronunciò la famosa frase: «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità». A distanza di 50 anni, grazie all'assenza di atmosfera, le impronte del primo uomo sulla Luna sono ancora visibili tali e quali. Beh, la Luna rimane lì. Non ci abiteremo mai, forse. Ma dal 1969 sappiamo che dove c'è dedizione, impegno e coraggio, si può superare ogni conflitto. Da allora, alzando gli occhi al cielo, sappiamo che lui non è più così lontano. Qualcuno c'è stato, qualcuno prima di tutti, là, il nostro primo uomo. Ve lo avevamo annunciato la scorsa settimana, ora vediamo come è andata a finire la serata dedicata al patto educativo che ha coinvolto i genitori dall'infanzia. La scuola dell'infanzia crede fortemente nella costruzione del patto educativo con i genitori. Con quale obiettivo? Quello di aiutare i bambini e le bambine a raggiungere il successo formativo, inteso non tanto come successo scolastico, quanto come successo alla vita migliore possibile. La scuola da sola non ce la può fare, ha bisogno necessariamente di costruire un'alleanza con la famiglia. E come lo fa? Lo fa attraverso la sottoscrizione di un patto che sottoscrive una serie di comportamenti
argomenti che si fanno vanno a decidere insieme. Ecco perché la posizione nella quale i genitori e gli insegnanti si trovano nella serata del patto è proprio quella a cerchio. Siamo nella stessa posizione per poter fare delle scelte dal punto di vista educativo. Questo aspetto, diciamo, è specifico della scuola, vanno necessariamente concordati tra gli adulti protagonisti, che sono appunto i genitori e le insegnanti. Quindi scegliamo ogni anno un tema educativo da approfondire e quest'anno, nello specifico, scegliamo il tema della cura su se stessi, la cura verso gli altri e la cura del mondo. Rispetto a questo, le insegnanti hanno concordato già una serie di impegni che la scuola si prenderà quest'anno. Chiediamo ai genitori questa sera di sottoscrivere anche loro delle direzioni educative e delle abitudini che possiamo introdurre per andare ad aiutare appunto i bambini da questo punto di vista a prendersi cura di se stessi, degli altri e del mondo. Da Gloria e Riccardo è tutto. Alla prossima settimana.